ciao ciao a tutti buongiorno e buon sabato oggi da noi è una giornata brutta brutta cioè sta arrivando penso un temporalone le temperature si sono riabbassate allora ho pensato di farvi un video abbastanza corto su dei detersivi che eh, ho provato scoperto che non conoscevo e eh, che mi sto trovando veramente veramente benissimo sono aziende che io non conoscevo e, e devo dire che hanno superato di gran lunga le marche blasonate che tutti conosciamo eh, parto molto velocemente perché so che è sabato, avrete tante cose da fare io devo preparare una bella torta perché domani la mia mamma compie gli anni e le lasagne quindi dopo questo video andrò in cucina e sarò in cucina dedicata alla mia mamma. Ma eh, volevo condividerle con voi perché, perché mi hanno veramente strabiliato. Allora, li ho comprati, le sto provando da 15 giorni più o meno, 15 giorni, sì, 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 sì. E sono di aziende diverse, eh, ci tengo a dire che questi, non, allora, che non sono sponsorizzata, vabbè, o oh ragazzi, chi è che vuoi che mi sponsorizzi, va bene, ma oltretutto appunto me li sono comprata io, eh, non sono pagata per fare questa, questa recensione perché non manco sanno chi sono, quindi cioè, è proprio una, una condivisione eh, pura di prodotti ottimi, ma veramente ottimi, che voglio condividere con voi perché sono tutti prodotti eh, che hanno un costo irrisorio eh, e, e che secondo me eh, superano, superano veramente di gran lunga grandi marchi che noi che noi conosciamo. Allora, prima cosa che eh, vi voglio presentare è questo. Questo è un deodorante eh, lavastoviglie della Netti, che è una marca che ho trovato al Penny Market. Ah, ecco. Piccola postilla, mm, qui a Lecco ci sono ehm, tanti discount, Penny Market, Eurospin, MD e tanti, questi tre, vabbè, sono quelli che più o meno ci sono in, in tante città. Ma non hanno un rifornimento, sono abbastanza piccoli, non hanno un rifornimento molto grosso, ci, ci sono poche referenze. Eh, e quindi mh, più di tanto io non mi sono mai soffermata sui detersivi. I detergenti perché avevo le mie marche perché ero fissata con quelle. Poi, in questi, in questi giorni, eh, cercando appunto cose nuove o comunque trovandovi nella necessità di prendere eh, mentre andavo a fare la spesa un deodorante per la lavastoviglie dei detergenti eh, per i vestiti e per la casa perché mh, ero rimasta senza mi sono così mi sono servita dei, dei discount e viva Dio dico io allora questo detergente questo mh, deodorante per lavastoviglie a mio parere è una bomba costa 0,79 almeno io l'ho pagato 0,79 centesimi al mio Penny Market e cioè profuma la, 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 cioè, la lavastoviglie che è una cosa meravigliosa, ne avevo provati altri e non mi ero trovata così bene, questo secondo me è quello che li supera tutti eh, lo sto usando qui dice che è mm, fino a 60 lavaggi, lascia la lavastoviglie profumata. Io non dico di essere arrivata già a 60 lavaggi, ma tenete conto che eh, ce l'ho da 10 giorni e faccio due sicure lavastoviglie al giorno, a volte anche tre, soprattutto con la Pasqua di mezzo. Se non li ho superati, poco ci manca e il profumo è intensissimo, buonissimo. Quindi io questo ve lo consiglio, per 0,79 centesimi la vostra lavastoviglie e le vostre stoviglie profumano veramente di buono, un profumo di limone molto intenso, non fastidioso, mi piace tantissimo, quindi questo ve lo consiglio. Poi, sempre al Penny Market, ho trovato questi detersivi, è una marca che da sempre c'è al Penny, almeno mi sembra di averla, di averla sempre vista, Dual Power. E eh, mentre gironzolavo, in un momento a me piace andare a fare la spesa da sola. Perché se ho la Lucia devo stare attenta a quello che mette nel carrello, perché lei si compra tutte le ciuffecate pazzesche. Se eh, viene Mattia, lo perdo nelle corsie e io lo porto perché mi aiuta a portare le borse, ma poi perdo i Mattia. E quindi, quando ho un momento di, di tranquillità, mi piace andare a fare la spesa da sola perché posso girare, guardare, fermarmi, ehm, magari anche confrontare eh, gli ingredienti. Insomma, con calma mi piace andare a fare la spesa. Ed ero da sola quella volta lì. E quindi, niente, mi sono soffermata sul, sul banco, dei, sul banco sulla, sullo scaffale dei, dei detergenti. Ce n'erano veramente eh, molte di, di queste referenze, anche di altre profumazioni ma anche. Eh, c'era la candeggina, c'era l'ammorbidente, c'era il detersivo in polvere, insomma c'erano varie, varie referenze quello che mi ha colpito di, eh, di questo detersivo è stato che c'era scritto senza microplastiche microplastic free e eh, 30% di plastica riciclata nella confezione del, del flacone e eh, vabbè, ho detto, costava 2,69 euro, mi pare 2,69 euro o comunque al di sotto dei 3 euro, di questo sono sicura perché l'ho ricomprato anche per mia mamma, perché mi sono trovata talmente bene. Quindi questo io lo uso per i capi bianchi. E poi, non so se capita anche a voi, quando io lavo i capi colorati ehm, non, non mi rimane la biancheria che puzza, attenzione, ma mi rimane sempre un profumo. Mm, che non, è, che non sembra quasi di biancheria pulita. Mm, non so come dire, non che, che la, mia, la mia lavatrice non lavi, la mia lavatrice lava benissimo e poi una volta che sono asciugati, i panni comunque profumano. Però, quando apro lo sportello all'inizio eh, ho un profumo che non è fastidioso, ma che più di tanto non mi, non mi aggrada. E allora ho visto questo detersivo della stessa linea. Per eh, capi scuri, protegge i capi ed elimina gli odori. Ho detto vabbè, proviamolo. Mal che vada, non lo ricompro più. No, ragazzi, cioè ragazzi e ragazze, perché so che eh, tanti ragazzi fanno le lavatrici, tanti uomini fanno le lavatrici. In primis mio marito, eh, quindi parlo eh, in generale. Devo dire che io mi sono trovata divinamente. Tra l'altro, avevo. Io sono sposata da 25 anni quindi ho delle, delle salviette che hanno 25 anni. Ebbene, sì, ne ho ancora della mia famosissima dote perché se anche voi avete le, le mamme di una volta, eh, vi avranno fatto una dote che praticamente basta per voi e per tutti i vostri figli e probabilmente anche per i nipoti che avete. Quindi io sto usando le, le mie salviette, alcune le ho rinnovate, altre sono ancora. Abbastanza buone. Poi alcune le tengo per quando magari devo asciugare i codi che rientra che è tutto bagnato, quindi magari sono più brutte, però non sono rotte quindi le tengo per, per quell'evienza lì. E niente, ho, ho usato questo detersivo che è quello per i capi bianchi in lavatrice a 60 gradi, eh, senza prelavaggio, sen senza niente. Eh, su delle salviette che erano un po' ingrigite, diciamo che non avevano più quel bianco splendente dei primi lavaggi, dei primi anni di matrimonio, e avevano magari il colore un po' ingrigito come penso capiti eh, a tutti voi, ditemi che vi capita per piacere perché se penso sembro di essere una che non lava mai le cose, con questo detersivo sono ritornati i colori splendenti bianchi, verdini, giallini, tutte queste cose qua e anche delle magliette, delle magliette intime mi ha tolto veramente il... Pff, quella patina grigiastra che ci sono su che alcune volte capita sui capi bianchi ecco è fantastico, fantastico, fantastico e allora eh, sono andata ad informarmi un po' sull'azienda. Non è che vi racconto la storia dell'azienda, poi vi lascio nell'info box tutte le informazioni perché secondo me eh, sono aziende: innanzitutto, tutte queste che vi ho presentato sono aziende italiane. Questo è prodotto a eh, Bologna, se non, no scusa, sì, no, prodotto per Penny Market con sede legale a Cernusco sulla Viglio da eh, packaging imolese. Nello stabilimento di Imola Bologna. Quindi sono tutte aziende italiane e, e di cui secondo me dobbiamo andare assolutamente fieri. Anche questa è un'azienda italiana ed è l'Italchimica. E adesso vi dico velocissimamente proprio qualche, qualche informazione. Allora, mh, azienda Italchimica è un'azienda che ha tra l'altro moltissime, moltissime linee di detergenti. E anche una linea professionale per capelli, adesso andrò veramente a cercare di scoprire tutto per bene. Comunque, c'è la linea Dermomed, Dermomed che io ho provato, alcune, mh, alcune referenze ho provato, ho provato, mi pare un detergente intimo, un sapone per le mani, qualcosa l'ho provata. Bacterio e la linea Care che è una linea professionale per capelli. È un'azienda italiana che nasce nel 2003 ed è una delle principali produttrici italiane di detergenti e cosmetici. L'azienda, con una produzione altamente innovativa, si è sviluppata con grande successo divenendo uno dei leader nel suo settore a livello internazionale creare soluzioni di detergenza e cosmetica professionale che migliorino la qualità della vita nel rispetto della natura e questo ci piace veramente veramente tanto. Quotidianamente rispondiamo ai bisogni dei nostri clienti nella detergenza e nell'igiene personale creando brand e soluzioni efficaci, trasparenti e che puntano a rendere più facile la vita delle persone e dei loro figli facendole vivere in un mondo pulito e più sano. E direi che mi piace. Questa è solo la presentazione che ho trovato sul, sul loro sito. Mi piace tantissimo. Andrò a scoprire eh, praticamente tutta l'altra linea che c'è di questo, di questo Dual Power perché ho visto che ci sono tantissime referenze. Spero di trovarle nel mio penny market, ma se non le trovo cercherò di, di comprarle online. Se non sbaglio, c'è anche. Il, il sito del, dell'azienda che vende online e andrò, andrò a vedere. Se non fosse così, cerco di reperire da qualche altra parte perché davvero io ho sempre usato i marchi iconici eh, per, la, per la, la, lava, la lavatrice, quindi vabbè, li conosciamo tutti. E... ma i capi puliti e soprattutto profumati ragazzi profumati anche senza l'aggiunta del profumatore che poi io comunque aggiungo perché a me piacciono stra profumati li lascio, cioè li stendo magari alla sera, poi non li ritiro subito la mattina perché vado al lavoro, così magari li ritiro al pomeriggio o addirittura la, la sera dopo, cioè non dopo due giorni, ma la sera, li stendo la sera prima, li ritiro la sera dopo. I capi sono le, le spugne poi profumatissime nel cassetto e rimangono rimangono per tanti giorni, quindi veramente chapeau tanto di capello, azienda fantastica che ho scoperto per caso e che sicuramente sicuramente eh, andrò a a, insomma, a, a vedere se trovo anche altre referenze perché mi sono veramente piaciute tantissimo. Quindi questi due detersivi sono diventati veramente i detersivi della mia vita in questo momento e vi dirò di più: gliel'ho fatto provare anche alla Rinella. Che a Rinella guai se guai se io gli propongo una marca che non è famosissima. Perché lei è legata alle sue marche. Non c'è verso che cambi di nessuno quando la porto ai discount e gli dico mamma guarda che questo l'ho provato è buonissimo, Ha le facce, no, non è la mia marca, no, io cerco questo. Gli ho fatto, quindi ho detto mamma, senti, provalo, provalo. beh Ne è rimasta contenta, gli ho fatto provare questo e ne è rimasta soddisfattissima e quindi sarà sicuramente anche il detersivo della Rinella. Altri eh, tre referenze che sono senza che io lo sapessi della stessa della stessa azienda. Uno è questo che vi avevo già fatto vedere: che è il profumatore per lavatrice, ma si può mettere anche nell'acqua nell per, per i pavimenti, per lavare i pavimenti. Io questo non lo uso sui pavimenti, lo uso solo nei, nella lavatrice. Ragazzi, questo è al profumo di argan ed è favoloso, cioè intensifica tantissimo la profumazione dei, deter dei detersivi e soprattutto permane davvero tantissimo, è veramente spettacolare. E questa è l'azienda che è legata agli altri due prodotti, mai più senza. Questa è l'azienda Moroni Amato, che è un'azienda abbastanza famosa, azienda italiana con sede a Fiano Romano, provincia di Roma e di questa azienda ci sono anche delle linee che io ho già provato e che sono um, comunque conosciute che c'è la, la Lindor, la Dermis linea verde, Nonna Papera eh, che ho visto um, in tante referenze al mio Tigotà coccolatevi che è questa, ma io non lo sapevo Dexal e Data 5 che sono le, le marche che ci sono sia all'Eurospin che... Eh, All'MD se non ricordo male. Sì. Eh, la PAM fa alcune referenze di acqua e sapone e ha una linea eh, cosmetica che si chiama Eutaglia Cosmetics, che andrò a scoprire. E sempre sulla presentazione di questa azienda, eh, della, della pagina, c'è scritto: Tutti noi, i nostri cari, i nostri figli, i nostri animali domestici, viviamo in un mondo unico, meraviglioso, ma incredibilmente fragile. Prenderci cura dell'ambiente in cui viviamo è la cosa più importante che possiamo fare. Su questa logica da anni investiamo in qualità e ricerca per perseguire un obiettivo di sviluppo sostenibile e un consumo a impatto zero e anche questo ci piace tantissimo perché solo così possiamo garantire elevati standard qualitativi nella realizzazione di prodotti studiati per la cura della casa, di te, e dei tuoi cari e dei tuoi animali. Allora, i prodotti che io ho provato di questa azienda sono, vabbè, come ho detto, questo che c'è in tante altre profumazioni, io ne ho, ho trovato soltanto in tre profumazioni, lavanda, ehm, questo che è all'argan e quello al muschio bianco, ma quello che mi piace di più è questo, per me è favoloso. E poi ho scoperto questi due detergenti, detersivi, detergenti, sì, detergenti, detersivi, insomma. Io non so se voi li conoscete, ma per me sono una scoperta pazzesca. Allora, io cerco da sempre un detergente che mi pulisca i vetri della, della doccia bene che mi tolga tutto il caccare tutte quelle fastidiosissime fastidiosissime goccioline che ogni volta ovviamente si formano anche se poi noi passiamo il, il come si chiama pulisci i vetri lì quel, quel coso lì che tira giù tutte le, le, le gocce però cioè ragazzi alla fine rimangono sempre su allora fantastico l'ho comprato anche la mia collega perché, quando io trovo qualcosa di buono, poi lo, lo, lo divulgo ai 420. Questo è fantastico. Io ho trovato questa linea al mio Tigotà. Questo, se non ricordo male, costava 1,99 euro. Che è quello che ho usato per la doccia e per il bagno, ragazzi. Sciogliela qualunque! Sciogliela qualunque. Ha un profumo, a mio parere. Io non so se c'è una profumazione uh, alla mandorla, ma ha un profumo mandorlato molto, molto piacevole. E questo è quello che utilizzo invece per il bagno normale, questo me lo tengo proprio come chicca per il su carcare. Questo è al profumo di sapone di Marsiglia e questo lo utilizzo per il bagno per la cucina. Sono favolosi! Ma credetemi, cioè, dategli un'opportunità, questo vi scioglie tutto, tutto. Avete in mente le righe? Non perché voi non pulite la doccia, non perché io non la pulisco la doccia, ma avete in mente le, le righe soprattutto al, quando si incontrano il, il pianale che rimane un po' giallino? Questo cioè, mi ha fatto ritornare le fughe della doccia come il primo giorno che sono entrata in questa casa. Questo è uno spettacolo. E vi dico qualcosina di questo detersivo, perché questa è l'unica linea che ho provato di questa, di questa azienda, ma sicuramente andrò, andrò a fondo perché mi piace tantissimo. Allora, Genio più Active Deo è la linea di detergenti realizzati con componenti attivi di origine naturale, attenzione, ideali per la, per la cura della tua casa, efficace e rapido contro lo sporco più tenace, vero, verissimo. Grazie alla sua formula Plus, Genio più Active Deo è la soluzione perfetta per tutte le superfici lavabili, stoviglie e il bagno per ogni angolo della tua abitazione, garantendo da sempre un'igiene totale. Io veramente sono rimasta sconvolta. Uh, ho trovato persino divertente pulire la doccia <ride> con questo detergente perché veramente mi ha cambiato, mi ha cambiato la vita della pulizia del bagno. Mm, sarò, sarò stupida, ma anche lì, provati prodotti rinomatissimi, niente non funzionava. Questo mi ha tolto persino io ho un soffione che non si, della doccia molto grande che non si riesce a staccare, o comunque io non riesco a svitarlo, quindi l'ho spruzzato, si sono liberati tutti i buchettini, è spettacolare, per me il miglior detergente per il calcare al momento che ho scoperto, e quindi adesso andrò veramente eh, più a fondo di queste due linee, di queste due aziende eh, italiane, questa è un'azienda, ve l'ho detto, che è un'azienda di... La Italchimica è un'azienda padovana, ecco, nata nel 2003, non, non, non ve l'ho detto prima ma eh, ve lo dico adesso, forse ve l'ho letto prima, non mi ricordo più, comunque è un'azienda padovana, vediamo se non dico una stupidata, a parte che non ci vedo assolutamente, no, ho, ho confuso le aziende, scusatemi, questa... la l'Amoroni Amato, stavo dicendo una stupidata, ok? Invece l'Italchimica, quella scusate, ma le ho, ho confuse. Questa è l'Amoroni Amato dell'azienda di Roma. Questa invece è l'Italchimica ed è l'azienda di Padova, ok? Non confondiamo le cose. Va bene. Eh, Roma, Padova, comunque, sono due aziende italiane che ehm, stanno veramente sviluppando, eh, diciamo, delle linee anche adatte a proteggere. Eh, il nostro mondo, sono attenti a, alla sostenibilità ambientale e quindi questo veramente mi fa, mi fa molto piacere e soprattutto ho trovato dei prodotti ehm, che sono ottimi ma ottimi da dieci lode veramente e quindi adesso mh, voglio andare a vedere se c'è in giro qualcos'altro sicuramente ci sarà in giro qualcos'altro al tigotao appunto visto la linea non la papera e, e di questi voglio provare altre referenze perché, perché mi sono trovata benissimo sono veramente ottimi 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 bene um, video veloce per appunto parlarvi di questi pochi prodotti che però uh, in questi giorni mi sono piaciuti in, questi, in queste settimane mi sono piaciuti tantissimo io uh, vi auguro un buon weekend noi domani festeggeremo la mia mamma che uh, compie 75 anni e, e nulla. Spero che, che stiate tutti bene, che potiate, possiate rilassarvi e godervi il weekend, anche se è brutto tempo, magari con un momento di relax, un buon libro da leggere. Noi ci vediamo presto. E vi ringrazio per essere passati di qua. E grazie a tutti, eh, davvero grazie di cuore, perché gli iscritti stanno sempre aumentando. Questa cosa mi sorprende e mi fa veramente tanto tanto piacere eh, una piccola postilla per chi mi continua a scrivere in privato comunque anche sotto i video io non ho smesso di fare l'uncinetto, la maglia e tutti i miei percorsi creativi perché non mi piace più e perché non ne ho più voglia eh, ma perché in questo momento non lo posso fare perché ho un problema abbastanza importante al braccio ecco, non che io... Eh, così sì io cambio molto spesso hobby, però questa cosa è stata una decisione forzata e sappiatelo, non è che io non lo farò più, appena riuscirò a riprendere in mano i miei ferri e i miei uncinetti comunque rivedrete ancora le mie creazioni, anche se ehm, questa nuova così, strada eh, della cosmesi, della detergenza e perché no anche degli svuota spesa mi piace un sacco e soprattutto mi fa star bene e in questo momento per me è la cosa più importante: se io sto bene con me stessa, sto bene poi con tutte le persone che mi sono intorno. Quindi benvengano anche questi nuovi orizzonti e nuovi cammini. Bene, detto questo, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao e grazie.